Questo quadro si chiama Come creatura e dà il titolo alla mostra. Io un poco di anni fa ho cominciato a ragionare sulle idee sacre e sull'idea del sacro e sono andato a ricontattare ciò che mi aveva colpito, cioè, come dire, il primo incontro col sacro che avevo avuto da bambino. Io ho fatto delle scuole cattoliche, quindi, come dire, ho individuato una sorta di imprinting, di un grosso archetipo che albergava in me e ho capito che potevo girare attorno a tutte le cose, potevo andare a scomodare i buddisti, potevo, ma ogni volta tornavo a Fratello Sole e Sorella Luna di Zeffirelli proiettato all'oratorio, dove io uscii in lacrime. Ora, facendo tutto il netto delle varie retoriche che ci possono essere intorno a queste cose, ma c'era una genuinità di sentimento in me bambino rispetto a quelle idee, come ci fosse una gemma di onestà e purezza. E ho deciso di andarla a contattare in maniera diretta, rischiando anche di cadere nella retorica. Da dove passo? Passo da un libro che mi ha toccato, Le considerazioni sul sacro di Rudolf Otto, affronta l'idea del sacro cercando di non separarla dal fatto che comunque l'idea del sacro è legata all'idea del totale, dell'irrazionale dell'uomo. Quindi non si può ridurre e non si può prendere, come dire, e analizzare razionalmente. Devi accettarlo, devi accettare questo mistero, questa irrazionalità. Come creatura è semplicemente il paradiso terrestre, il tentativo di restituire questa dimensione di indifferenziazione, come se fosse ancora tutto un po' sospeso, al di là anche del bene e del male, del cattivo, del buono, della preda, del cacciatore, cioè di tutto quello che poi differenzia la nostra esistenza. Un secondo prima. C'è un sacco d'amore in questo quadro, proprio l'amore nei confronti anche della creazione pittorica di questo tempo totalmente rubato al nostro tempo. Guarda la pittura, guarda come questa sostanza, che è una materia che tu vedi su una tavolozza, è una materia informe, fatta di grasso, pigmento, terra e cenere. Prenderla, manipolarla e farla diventare una roccia. Questo livello di manipolazione della materia, io lo ottengo con una fatica immensa, è ottenuta con disciplina, è un cammino iniziatico, è un cammino di meditazione, è un tempo, ripeto, è un tempo che io rubo al tempo imposto del potere. Se io lo sottraggo e quindi dico no, io oggi sto tutto il giorno schiuso in studio perché devo fare un albero e lo devo fare con questa materia qui, lo voglio realizzare prendendo una cosa inutile come l'olio e il pigmento e lo voglio trasformare in un albero nella tempesta, toccato dal vento, cioè con una certa luce che diventa un'ora del giorno particolare, c'è il manto per cui tutte queste macchie, a seconda di come sono investite dalla luce, sono di un bruno diverso. Quindi non c'è mai una meccanicità nella realizzazione, ma c'è anzi il contrario, l'esigenza di una consapevolezza e di una concentrazione altissima, perché tu devi calibrare ogni volta che colore devi mettere, cioè non è un lavoro meccanico, è un lavoro anzi molto, molto consapevole. Sono le notti di Eva. Praticamente ho immaginato Eva che notte tempo si aggira per il paradiso terrestre e comincia a incontrare degli esseri, delle cose, la natura. È come se avesse una seconda vita, una vita un po' nascosta dalla vita di giorno in cui è la brava mogliettina di Adamo. Ma c'è questa pulsione alla ricerca, a conoscere, e quindi sono tutte virate come se fossero viste con un visore a infrarossi, dove ci sono appunto questi incontri notturni. Questa installazione è una sorta di monologo joysiano, perché sono una serie di disegni. Per me il disegno è uno strumento di conoscenza, quindi dentro qui c'è tutto questo
flusso di immagini, informazioni, ci sono anche libri, cioè immagini prese da libri, ritagliate, che diventano collage, che dipingo sopra, che diventano pezzi che io poi riutilizzo nei quadri, punti di vista, insomma c'è tutto questo materiale grezzo che fa lo strato di memoria su cui poi si fondano i quadri. C'è Bruegel, ma nello stesso tempo c'è Houellebecq, c'è tutta la letteratura distopica, c'è Q di Luther Blissett, cioè c'è tutta quella letteratura che ha raccontato, utilizzando anche forme, come dire, arcaiche, la nostra contemporaneità, cioè creando questa sorta di sfalsamento e spaesamento spazio-temporale. Ho anche la trilogia di Philip Dick, la trilogia di Wallis, questo spazio-tempo spazio-temporale però riportando tutto ai temi originari, come se ci fossero dei temi assoluti, che vanno al di là di tutte le immagini. La flagellazione di Cristo. Nella flagellazione di Cristo chi c'era? Pilato, Procula, i flagellatori, il Sinedrio, Maria, questi cinque personaggi glieli voglio mettere tutti. Inizialmente pensi, sembra un quadro antico, sembra un quadro del secolo, un quadro antico, però io almeno credo, tento e spero che questa sensazione a un certo punto ti sia in qualche maniera smentita. E quindi, che ne so, questa figura, che è la figura di Procula, che è la moglie di Pilato, che sogna la notte prima Cristo e quindi è l'unica romana consapevole che chi stanno giustiziando, mandando al macello è un santo, che piange, cerca di convincere Pilato, che l'ho fatta come la tipina di Blade Runner. Pilato sembra uno della guerra di secessione americana. Ci sono questi i torturatori, che sono un po' dei tipo lanzichenecchi. Poi c'è il Sinedrio, che ha questa caratteristica molto caricaturale. Questa Maria, che invece viene direttamente da una situazione di guerra di siriana. Insomma, c'è questo tentativo di mettere assieme tutte queste cose e ambientarle in un vicolo palermitano. Terzo ed ultimo è il compianto al Cristo morto, per cui io in questo trittico non affronto il tema della resurrezione, che è un po' tradire tutto il messaggio cristiano, se ci pensi, perché è tutto lì il messaggio cristiano. Cioè Cristo funziona perché poi risorge, se fa una rivoluzione viene ammazzato, è un Che Guevara qualunque. C'è questo trasportare il corpo dell'eroe, è ambientato a Piazza Marina. L'unico elemento, diciamo, ultraterreno di questo quadro è questo cielo siderale che sembra preso da un telescopio. È questo pavimento lunare, è un insieme tra una deposizione e un'ascensione nello stesso tempo. E sono divisi da questa inferriata piena di teste mozzate, che è ciò che divide il Golgota dalla dimensione siderale. Questo libro, che prende sia immagini d'archivio che mie serigrafie, che dialogano in un rapporto di segni, immagini manipolate. Interventi su serigrafia. E ogni libro è diverso, c'è sempre un piccolo, c'è questa parte cosa, questa sull'umanità. È un racconto per immagini, questo è il corpo di Adamo.